Ciao a tutti i tecnologicisti, bentornati in un nuovo video. Anche se vi avevo detto che non ne sarebbero più usciti, alla fine ho deciso di continuare a fare qualcosina di così, insomma, semplice, di questi video registrati only screen, per comunque portarvi contenuti che secondo me sono importanti oppure che mi piace appunto condividere con voi. Allora, nel video di oggi vedremo insieme un metodo per fixare un problema comune in Windows 11. Sì, sono riuscito ragazzi a fare l'upgrade anch'io a Windows 11 grazie al trucchetto del no TPM check tramite il file su GitHub, e oggi utilizzeremo sempre GitHub ma per un altro scopo, ovvero quello di fixare il problema che quando trasciniamo qualsiasi elemento dal desktop o dal browser nella taskbar oppure nell'angolino della taskbar, questi appunto non vengono riconosciuti per il trascinamento, quindi non riusciamo proprio a trasportare i file all'interno di un'applicazione da un'applicazione all'altra, semplicemente effettuandolo il dragging con lo scroll del mouse. Bene, quindi allora per fixare questo problema dobbiamo andare su GitHub e semplicemente eseguire un file.exe. Vi lascio il link naturalmente nella descrizione del video. Bene, quindi il link è questo, la versione è la 1.8.0.0 nel momento in cui registro questo video, ma potrebbe chiaramente aggiornarsi. Dovrete semplicemente cliccare su questo file per eseguire il download. Se vi chiede appunto di conservarlo perché è un file dannoso, ovviamente fate conserva. Eseguitelo, quindi semplicemente fare clic, ulteriori informazioni, esegui comunque, quindi lo installate proprio come un programma, non vedrete assolutamente nessuna finestra di installazione e una volta fatto sarete proprio in grado di trasportare per esempio un download tipo questo all'interno del desktop semplicemente facendo così e quindi trasportandolo così, oppure anche al contrario, quindi prendendo qualsiasi cosa dal desktop oppure anche da una cartella e trasportarla all'interno del browser per esempio. Come sempre, se questo video vi è stato utile, io vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e anche di lasciarmi un commento facendomi sapere che cosa ne pensate. Ricordate di unirvi al mio server Discord, trovate il link qua sotto nella descrizione. Da Tecnomusic Evolution è tutto, un saluto, noi ci vediamo al prossimo video.